Benvenuti amici ascoltatori, siete su Web Live TV, questa è Music Destination e oggi a tenerci compagnia sono tornati nel passato, come abbiamo detto nella scorsa intervista, Bruno J e l'uomo stocastico alias Egate66. Ciao ragazzi! Ciao, ciao a tutti, adesso devo risvegliare l'uomo stocastico perché il viaggio temporale l'ha un po' scombussolato, un attimo solo. Attendiamo con ansia. Ecco. Adesso è tornato siamo tra arrivati. Noi. Siamo arrivati nel 1983. No, è finita la benzina, siamo nel 2024. 2024, era... diciamo, un anno molto particolare, diciamo così. In realtà ci siamo già, come dire, abbiamo già fatto un piccolo, una piccola chiacchierata appena eravate arrivati e siamo contenti di rifarla perché, come dire, significa che vi è piaciuto questo 2024. Sì, anche perché non possiamo andare via. Siamo blindati qui. Comunque sì, abbastanza, sì, direi di sì. Siamo contenti. Dal punto di vista musicale sicuramente, beh, sì, direi, poi altre cose, vabbè, siamo... Ci sta assolutamente. Allora, per i nostri amici ascoltatori che ovviamente vogliono fare un piccolo refresh su chi sono i Gate 66, parlateci un po' di questo progetto molto particolare e molto interessante. Fuggiti dalle prigioni marziane nel 2096, dove eravamo stati ristretti a causa di un'ingiusta detenzione del tribunale di Kyoto. Volevamo andare nell'83, negli anni 80, ma strada facendo abbiamo finito la benzina spazio-temporale e siamo approdati qui nel 2023-2024. Ormai un anno, le altre cose... Un anno trascorso qui equivale a 10 dei nostri anni, siamo un po' come i cani. È per quello che ci vedete un pochettino provati nel volto. Probabilmente perché qui c'è un sacco di traffico. E più ci spegniamo. L'anno prossimo non so se ci vediamo. Potrebbe essere che prossimo ci siano altri corpi. Ma probabilmente magari è forse perché noi qui ci spostiamo ancora con le automobili e quindi ci mettiamo anche un sacco di tempo ad andare da una parte all'altra. Sì, probabilmente anche per quello. Sì, proprio il tempo è diverso per noi. Assolutamente. Allora, l'altra volta ovviamente abbiamo parlato un po' della tecnologia, che per noi è tanta roba, ma per voi forse è un po' vetusta, visto che venite dal futuro. Abbiamo chiacchierato delle piattaforme. Ma nel futuro ci sarà sempre Spotify affini oppure cambierà un po' il modo di vedere e di ascoltare la musica? Ci sarà una cosa similare, solo che la sede legale non sarà più in Svezia, ma sarà in Sudafrica, la città natale di Elon Musk. Piano piano. I svedesi hanno perso il controllo della situazione, quando è stato il 2050 hanno trasferito tutti in Sudafrica, quindi cambia poco. Che poi sarà un protettorato cinese in qualche modo. Esatto. Beh, è diventato un protettorato cinese. Quindi la situazione non è dissimile, fatta eccezione per il fatto che non ci sono più odiosi playlist editorials umani, ma saranno stati tutti rimpiazzati da dei bot. Questo avverrà nel 2032, decisione dell'amministratore delegato di Spotify, lo svedese. Tra l'altro, tutti i giorni che passano noi ci domandiamo sempre com'è possibile che quell'artista o quegli artisti hanno milioni e milioni di visualizzazioni o di streaming, come si suol dire, e altri molto più bravi ce ne hanno un quarto. Questo sarà sempre il grande dilemma, come tu hai detto adesso, dei bot che lavorano, come dire, nel sottobosco. Bravo, esatto, è una faccenda dei fottuti bot, che sta diventando sempre più invasivi. Assolutamente, tra l'altro ogni giorno ci arrivano nella nostra così per parlare, nella nostra email di redazione un sacco di agenzie che vendono appunto streaming di Spotify dicendo ai vostri clienti potete proporre l'acquisto di streaming su Spotify e questa è una cosa, snaturare la musica a livelli veramente industriali. No, sì, ma sì, poi sì. Cioè, al di là del fatto che è illegale, vabbè, ma è proprio stupido, perché proprio non capisce effettivamente quanto la tua musica possa piacere. È una giungla, però almeno se i risultati sono reali, ti rendi conto, hai un polso della situazione di quello che
che rappresenti per chi ti ascolta, eccetera. Altrimenti proprio non ha nessun senso per noi. Ecco, tra l'altro... A noi è stato offerto più volte. Sì. Noi ogni volta che usciamo con un singolo arrivano 3-4 messaggi in privato su Instagram. Senti, guarda, noi abbiamo questa, questa playlist. Ti interessa? Queste sono le nostre tariffe. Sai che Spotify dice a carattere cubitale, è vietatissimo chiedere denaro. Sì. Però vabbè, la prassi è questa, loro fanno così. Noi li rimpalliamo tutti. Perché ripeto, se no non capisci assolutamente quello che sta succedendo. Diventa come l'eroina, a un certo punto, nel momento in cui smetti, probabilmente collassi e muori. Come succedeva negli anni 80. Esatto. Hai toccato un tasto molto interessante, questo sinonimo, ecco, con la droga, tra virgolette, che poi, ecco, i numeri per i giovanissimi, ecco, voi fate musica da parecchio tempo, è come dire, avete come le spalle toste, no, sotto questo aspetto, e i giovanissimi che invece, ecco, sono veramente schiavi dei numeri, ogni volta che esce magari un loro brano, magari sono all'inizio, esce il secondo, non hanno gli stessi numeri e quindi entrano in questo vortice dell'acquisto, ecco, è veramente una droga, è veramente un'eroina tra tutto questo aspetto. E come dice la nostra ufficio stampa, la Camilla Ortolani, che salutiamo qui in mantinente, ciao Camilla, questa non è uno sprint, ma è una maratona. È vero, sono d'accordissimo. È una marcia che il traguardo lo conquisti piano piano. Dopo è chiaro, c'è sempre qualche genio che fa la fiammata, ma i geni sono geni. Noi invece siamo arrivati a metà della nostra sempre piacevole chiacchierata, direi di fare una pausa musicale. È giunta l'ora di ascoltare il vostro nuovo singolo Al Mattino. Ce lo ascoltiamo e poi ne parliamo. Al mattino moltitudini si rispaldano in cortei, scivolati in tempi dispari, interrotti come Spenti le blocce.
Siamo di nuovo in diretta Web Live TV Music Destination. Siamo con Bruno J e l'uomo stocastico alias Gate 66. Abbiamo appena ascoltato Al Mattino, il vostro nuovo singolo, se non sbaglio, sulle piattaforme dal 5 settembre, quindi, come dire, fresco fresco. Parlateci un po' di questo brano, come arriva? Allora, il brano, come tutti i nostri brani, insomma, nasce da un gioco in sala prove e poi viene costruito piano piano. Diciamo che questo brano è nato ormai più di un anno fa. Rispetto ai brani precedenti, forse pur avendo comunque essendo comunque un brano dance più o meno, pop dance, è un po' diverso magari nel testo e nella melodia, cioè, quindi sembrerebbe in qualche modo stridere l'arrangiamento musicale, la struttura con melodia e testo, ed è questo forse che a nostro parere lo rende un po' particolare e un po' diverso dai precedenti. E vogliamo dire del remix? Ho già detto. No, è un po' presto per parlare. Sbagliato. Cancella quello che dico. Facciamo finta che non abbiamo sentito. Esatto, allora, non è sentito. Allora, poi Al Mattino, come è successo? Una mattina, appunto, il brano è scritto al mattino, ho detto: Bruno, scrivi un bel testo, bello, complesso, che parli di tematiche di noi super giovani del 2096 nel 2024, prestando attenzione alle cose importanti, quali per esempio la transizione della società, i problemi della società e i quattrini. Infatti si parla di blockchain, c'è una indicazione che ancora in pochi hanno colto, siamo nel 2024, l'anno dell'halving, quindi parla anche dei significati profetici per quanto riguarda l'andamento dell'economia futura, ma so che il mio socio non vuole molto che ci sono queste cose qui, però tutte all'interno alla fine di un risveglio, di un inizio di giornata. Inizio giornata con gli incontri che si fanno all'inizio giornata e i pensieri che poi magari vanno in queste direzioni che ha detto stocastico, però sì, diciamo che questo è in sintesi. E poi ecco, tra l'altro, associare un testo, diciamo così, che parla di cose serie, no, tra virgolette, a delle sonorità un po' più pop, no, sotto questo aspetto. Ecco, si faceva fortissimamente negli anni Ottanta, non a caso anche nel pezzo precedente c'era questo richiamo agli anni Ottanta, ne abbiamo parlato anche l'altra volta, di questa decade che veramente ha lasciato il segno sotto ogni punto di vista. Però ecco, oggi forse serve ancora di più avere un richiamo un po' più, come dire, un po' più leggero dal punto di vista musicale, invece nel testo avere un po' più di sostanza. Sì, secondo noi, vabbè, è il nostro modo di più o meno di fare, di scrivere i pezzi, però secondo noi il testo, cioè proprio questa differenza valorizza entrambe le componenti, perché sembrerebbe una coppiata improbabile e proprio da questo si rinforza sia la parte musicale che quella del testo, che con questa cornice musicale appare più distaccato, più ironico se vuoi, più non drammatico, anche se magari a volte un po' parla di cose un pochettino più tristi o più meditative, diciamo. Quindi sì, secondo me ci piace questo contrasto qui, diciamo. È uno zen del futuro. È uno zen del futuro fantastico. Tra l'altro, ecco, nel 2024 noi abbiamo già l'ipervelocità, che è quella di TikTok, no? Questo super mega social, tra l'altro parlando della Cina un po' di tempo poco fa, che ha sbarriato un po' tutto quanto, no? Ecco, quello è iper mega veloce oggi, ma poi nel futuro sarà ancora più veloce la musica. Adesso sul discorso che TikTok sia tanto tanto veloce, io non... Beh, ma nel futuro? Non vogliamo parlare di TikTok adesso, che potremmo parlarne adesso. TikTok del futuro è come Sport. Guarda. Anzi, se non vado errato, nel 2085 li hanno accorpati.
è diventato Spotify. Bello, quasi quasi vedo se è disponibile il dominio, lo registro. Se poi se diventiamo ricchi, se registriamo questo dominio, ovviamente spartiamo, come si vuol dire. Beh, l'importante è muoversi prima, bisogna muoversi prima che il mercato lo faccia. Assolutamente. Tra l'altro, ecco, il fatto, ecco, che i social network siano ormai anche uno strumento di distribuzione musicale, no? Una volta c'erano dei canali appositi, oggi veramente un cantante, una band, come nel vostro caso, veramente si deve dividere tra tante cose. Poi c'è chi è fortunato che magari, ecco, ha un'assistenza, come sono, ecco, gli addetti stampa o comunque o chi per loro. Ma oggi veramente un doppio lavoro, anzi, per chi ne fa già un altro è quasi un triplo. Il fortunato sono io, perché tutta questa, al di là di Camilla che Ortolani che si occupa, diciamo, della stampa, tutta questa parte la cura l'uomo stocastico. Io devo ringraziarlo profondamente. Che combatto tutti i giorni con Otto. Io faccio l'artista e faccio solo le canzoni. Sono io che combatto con TikTok quando ci blocca le promo. Esatto. L'uomo che combatte contro gli algoritmi sotto ogni punto di vista. Tra poco diventerò io stesso un algoritmo, e a volte ho il dubbio quando scrollo queste playlist di essere un algoritmo a mia volta. Anche secondo me. Assolutamente. Sentite, invece, piano piano stiamo arrivando alla fine della nostra chiacchierata. Come sempre, le ultime due domande, quelle famose, come si suol dire. Nel prossimo futuro, nel cassetto dei Gate 66, che c'è? Adesso puoi parlare di... Come avevo erroneamente anticipato prima, allora, in uscita fra il 18 di ottobre uscirà un remix, che abbiamo remixato noi, di Al Mattino, una versione nuova di Al Mattino, che ci piace tantissimo, e poi in novembre un altro singolo, adesso non sappiamo esattamente quando. E poi credo che basta, non dico più niente, perché poi dopo ci potrà essere una cosa un po' diversa, però sì, aspettiamo. Sicuramente un altro singolo, dobbiamo decidere solo se uscire con un album o un EP. Esatto. Che in ogni caso il titolo sarà sempre quello, 2009. Invece per i nostri amici ascoltatori che vogliono ovviamente seguirvi, ma soprattutto ascoltarvi e magari, come dire, pagarvi la benzina per tornare nel 2096, come, dove vi trovano? Non torneremo mai più da dove siamo venuti. Ma per ascoltarci. Però per ascoltarci voi cercate Gate 66 Music, lo chiedete al dottor Google, il quale in maniera molto caritatevole vi porterà i nostri profili. Vi chiediamo cortesemente, seguiteci su Spotify, che abbiamo tanta bella musica da farvi sentire. Sentirete in anteprima le news che abbiamo da proporre. Ringraziamo, anche se non lo saprà mai il nostro amico svedese. Ah, sì, approfittiamo di questa cosa. Vogliamo ringraziare una persona che non ci capirà mai probabilmente, che è Fredrik Johnson, che è un digital creator svedese che crea immagini con l'intelligenza artificiale pazzesche. Siccome questa è un'altra cosa che avrà un impennato, uno sviluppo bestiale. Lui è veramente bravo. Se volete potete rimirare le sue serie sul nostro profilo Facebook, perché noi ogni volta che fa una serie nuova la pubblichiamo, e abbiamo utilizzato per diversi video l'immagine da lui, quindi lo ringraziamo pubblicamente, anche se non grazie caro, anche se non ci ascolterà. Grazie caro Frederick. Ringraziamo anche noi, perché abbiamo visto i suoi lavori, insomma, sui vostri profili, e sono veramente veramente interessantissimi. Noi nel frattempo salutiamo i Gate 66. Ragazzi, grazie per averci fatto compagnia. Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie ancora, un bacione a tutti. Ciao. Linea alla regia.